Il Touring Club svizzero ha sottoposto 3, fra i più diffusi veicoli elettrici, ad un test comparativo, mirato a verificare se le autonomie dichiarate dai costruttori siano possibili anche in condizioni di guida reali. La scelta comprende la Nissan Leaf, l'elettrica più venduta al mondo, con una potenza di 80 kW e capacità della batteria di 30 kWh, l'Opel Ampera E, che, a differenza della versione precedente, è un'elettrica pura con notevoli 150 kW e batteria da 60 kWh, e la Renault Zoe, che con 68 kW e batterie da 41 kWh è la meno potente delle tre in campo, seppur tra le più amate in Svizzera. Come la Nissan Leaf, anche la Renault Zoe dispone di riscaldamento a pompa di calore, che d'estate si converte in climatizzatore. Per il test i veicoli sono stati caricati di ulteriori 150 kg, che equivalgono circa al peso di un secondo adulto e due bambini a bordo con qualche bagaglio. Inoltre, clima e riscaldamento sono stati regolati a 22 gradi, con una temperatura esterna di circa 10 gradi. Abbiamo percorso in totale 124 km, fra tratti urbani, extraurbani e autostradali. Per ogni giro di prova si sono cambiati conducente e posizione dei veicoli nel convoglio. Si è constatato che soprattutto il riscaldamento dell'abitacolo prova un significativo consumo di energia sulle auto elettriche, che non possono sfruttare il calore di scarto dai motori a combustione. Gli interni devono pertanto essere riscaldati per tutto il tragitto, prelevando energia dalla batteria. Idealmente, questo compito è affidato ad una pompa a calore, come nel caso della Renault o Nissan. Ciò spiega perché la Opel, a registrare il consumo energetico più elevato, viene riscaldata al 100% elettricamente. Conclusioni. Il test mostra che i veicoli elettrici moderni consentono autonomie accettabili anche in condizioni impegnative. 144 km per la Nissan Leaf, 304 km per l'Opel Ampera E, 232 km per la Renault Zoe. L'autonomia effettiva corrisponde a circa il 60% dei dati di fabbrica. I modelli testati costano tuttora circa 10-15 mila franchi in più rispetto alle auto paragonabili a benzina o diesel. Si sono inoltre rilevate notevoli perdite di energia in fase di ricarica. Troverete informazioni più dettagliate su tcs.ch. Il TCS vi augura buon viaggio!